che sicuramente ha un'azione risolutiva, diciamo, a livello almeno dolorifico, sintomatologico. È un ottimo farmaco, dato a un costo anche molto basso rispetto agli altri farmaci, e non richiede appunto una gastroprotezione, addirittura in alcuni casi può essere dato anche a stomaco vuoto, come si vuol dire comunemente. Addirittura mi sembra che non ci sia anche da banco rispetto agli altri. Sì, diciamo che in alcuni casi può essere dato anche da banco, comunque insomma basta anche una ricetta bianca, a un costo, ripeto, molto molto basso rispetto anche agli altri farmaci. E poi va ricordato che comunque è il farmaco di prima scelta secondo le linee guida più importanti, comprese quelle nostre italiane sulla lombalgia acuta, quelle statunitensi, quelle inglesi e anche quelle australiane. Quindi insomma sono farmaci, questi sono degli indirizzi che uno specialista non può non tenere presente. Senta, allora, per quanto riguarda invece sempre il discorso farmacologico, spesso vengono dosati insieme antinfiammatori e miorelassanti. Sì. Io so che le scuole di pensiero fisiatriche in genere sconsigliano questo tipo di sì, e anche questo pensiero qui, il fatto di associare, diciamo, sì, associazione. Questa è una cosa molto importante, perché frequentemente diciamo il medico di famiglia, che chiaramente non ha una specializzazione diciamo proprio così specifica sul problema, è chiaro che si comporta come comunemente gli viene insegnato. In realtà le linee guida proprio indicano in modo chiaro che diciamo la sovrapposizione di due medicine, una un antinfiammatorio con un farmaco che appunto è decontratturante e quindi agisce sulla muscolatura, non ha un'efficacia superiore al solo antinfiammatorio, quindi non si comprende per quale motivo debba essere fatta una doppia somministrazione di questi farmaci, quando poi si è visto che concretamente su studi importanti scientifici internazionali appunto non si ha un effetto, un beneficio reale. Perciò diciamo che alla fine il mio rilassante viene preso in più, quasi gratuitamente, diciamo, esatto, così potrebbe evitare tranquillamente. Insomma, sì, ecco. Sì, non solo, ma dà anche dipendenza a tempi brevi. Questo è un altro problema che dà questo tipo di farmaco, e non sembra dare nessun effetto significativo, quindi si deve scegliere o l'uno o l'altro. Non conviene comunque dare diciamo entrambi, soprattutto poi se miscelati insieme nella stessa siringa, come spesso accade. Questo è un altro errore, perché possono dare anche fenomeni di precipitazione farmacologica, per cui conviene evitare proprio questo. Perciò diciamo che a questo punto uno prende intanto il paracetamolo, così comincia ad alleviare i dolori. Esatto. Poi naturalmente probabilmente se è una cosa transitoria, un fenomeno transitorio, sicuramente la situazione migliorerà, e perciò fino a quasi a scomparire, diciamo, la sintomatologia dolorosa, no? Sì, sì. E praticamente invece se questo non dovesse avvenire, magari c'è soltanto in qualche modo un attenuarsi, diciamo, della sintomatologia, a quel punto ci si rivolge a uno specialista. Certo, uno specialista del settore specifico, può essere un ortopedico o un fisiatra. L'ortopedico in genere cura più la parte chirurgica, il fisiatra invece più la parte clinica. Comunque la cosa più importante a dire è che si deve partire dalle indagini che sono anche abbastanza semplici, per esempio fare una radiografia di tutto il rachide, quindi rachide cervicale, dorsale, lombosacrale, in piedi, in ortostatismo diciamo noi, molto importante per la valutazione delle curve del rachide stesso, per vedere laddove può essere utile agire dal punto di vista biomeccanico, dal punto di vista anche rieducativo. Assai frequentemente capita che lo specialista può guardare soltanto la risonanza magnetica, ad esempio, che viene fatta in una posizione, come sappiamo, in posizione supina, che non ci dà una corretta misura delle curve del rachide, per cui si può avere un trattamento riabilitativo che è basato su un progetto che non è specifico, che non è appropriato in questo senso. E anche il terapista ha necessità di avere delle indicazioni chiarissime da parte del fisiatra o dell'ortopedico, chiaramente, per poter eseguire un trattamento che sia appunto adeguato al problema. Perciò diciamo che si chiama clinostatica, mi sembra la posizione clinostatica, sì. La posizione clinostatica in orizzontale, allora quando uno fa uno prescrive la risonanza magnetica, sì, giusto? Sì. Perfetto. Però lei mi stava dicendo appunto, ci stava dicendo che effettivamente non si può valutare perfettamente la colonna in una situazione di questo tipo, però la risonanza magnetica purtroppo bisogna farla per forza in quel modo, non c'è altro. È il caso eventualmente di fare sia una radiografia che una risonanza per una migliore valutazione, perciò in qualche modo per l'espressione di una diagnosi più precisa? Allora, indubbiamente il primo percorso da scegliere è quello di fare una radiografia di tutto quanto il rachide, dopodiché deve seguire necessariamente una visita specialistica che deve evidenziare qualche deficit di natura neurologica, neuromotoria, diciamo noi, dopodiché da lì parte un'eventuale prescrizione di risonanza magnetica. Io credo che oggi sicuramente vi sia un po' un abuso di prescrizione di questo tipo di indagine, che comunque risulta preziosissima, però ecco, deve essere sempre preceduta da un accurato esame obiettivo dal punto di vista neurologico, dal punto di vista fisiatico, proprio per evidenziare quali sono le cose che si vanno a cercare con precisione nella risonanza magnetica, dato non dimentichiamo che è anche un'indagine che ha un costo non irrilevante. Certo, ultimamente poi è mutuabile, ma prima fino a qualche anno fa mi sembra che... Sì, non cambia molto piuttosto... che sia, certo, mutuabile o no, comunque è sempre un costo elevato a carico del Sistema Sanitario Nazionale, però diciamo forse proprio in questo modo c'è forse proprio questo il discorso dell'abuso, però c'è quello che volevo dire, effettivamente la risonanza adesso ci permette di verificare se ci sono dei danni proprio a livello del disco, a livello prima con radiografia non si poteva verificare completamente questa cosa. No, è un mezzo diciamo assolutamente prezioso, però il problema è che oggi si fa un utilizzo forse improprio di questa preziosissima metodologia, insomma, che evidenzia le lesioni in modo molto preciso, addirittura si sceglie in alcuni casi di intervenire o meno, può essere un intervento tipo chirurgico o altro, semplicemente guardando la risonanza magnetica. Bisogna partire necessariamente da uno studio delle curve, a parte casi chiaramente particolari, casi in cui ci sono delle lesioni discali che sono gravissime, con la sintomatologia chiaramente imponente, in quel caso è chiaro che il chirurgo deve intervenire nel tempo più breve possibile, però questo per fortuna accade di rado, più frequentemente si vede come senza neanche curare molto l'aspetto clinico del paziente si passi subito a un trattamento, mentre è molto importante vedere, anche perché poi lo studio del rachide consente delle verifiche successive per vedere se veramente il trattamento riabilitativo ha sortito il suo effetto, insomma. E allora facciamo questa risonanza. Una volta che viene appurato viene appurata una lesione, insomma un danno sicuramente alla colonna vertebrale, come potrebbe essere anche una normale riduzione di ampiezza del disco, certo, oppure magari una protrusione, un'estrusione discale, come si procede a quel punto? Allora, sì, non è che la presenza di una lesione discale, vuoi che sia una ernia del disco oppure una protrusione vera e propria oppure un bulging cosiddetto, cioè una degenerazione parziale del disco, e ci dia un indirizzo chirurgico chiaramente, cioè una persona può avere anche più ernie del disco, non per questo deve essere sottoposta a un intervento chirurgico. Vi sono alcuni fattori meccanici molto importanti che si evidenziano dal punto di vista clinico. Ad esempio, io posso avere un'ernia del disco anche abbastanza importante, che però non mi dà compressione sul tessuto nervoso. In questo caso il paziente, non avendo nessun deficit neuromotorio, non deve essere indirizzato all'intervento chirurgico. Vi sono casi in cui invece un'ernia anche di piccole dimensioni, però trovano un paziente che ha uno spazio vertebrale che è piuttosto ristretto, quindi con una importante compressione sul nervo e un deficit neuromotorio. In questo caso invece è opportuno consultare il neurochirurgo. Quindi i pazienti devono essere seguiti durante tutto quanto il percorso di questo mal di schiena, dall'inizio fino al termine di questo percorso. Tanto per intenderci, per esempio, una protrusione non va trattata, per esempio? Chirurgicamente? Sì. No, in genere la protrusione discale, anche se sono multiple, in genere non vengono trattate chirurgicamente, così come anche le degenerazioni discali che si chiamano bulging, in genere riservata a un'ernia. E l'atteggiamento, devo dire, questo dico con grande piacere, anche del mondo chirurgico è molto più prudente rispetto a una volta, perché poi si è visto che le recidive, le problematiche discali tornano anche dopo l'intervento chirurgico. Quindi in pratica ci si muove soltanto, dal punto di vista chirurgico chiaramente, soltanto quando si è in presenza di un deficit neuromotorio, è conclamato, ecco. Cioè, da questa sua, quello che mi sa, le ultime parole che ha pronunciato, sembra quasi che prima si operasse più facilmente rispetto ad oggi. Beh, indubbiamente, almeno dal punto di vista statistico, questo si può proprio osservare, c'era una tendenza a un maggiore interventismo dal punto di vista chirurgico, certo. Poi però si è visto, anche perché si faceva in assoluta buona fede, cioè si pensava di risolvere facilmente il problema, invece si è visto successivamente che si formano delle aderenze fibrose o altre problematiche, certo, comunque correlate con l'intervento chirurgico, che possono dar luogo a dei dolori che poi ancora più difficilmente possono essere sedati mediante fisioterapia o mediante, certo, opportuni farmaci. Però sembra quasi una contraddizione questa. Oggi che praticamente si riesce a capire subito che c'è un'ernia presente con una risonanza, tutto quanto, allora magari si opera di meno. Una volta invece che effettivamente l'ernia non si poteva riscontrare con certezza prima con la radiografia, o sbaglio? Sì, ma io non parlo di così tanti anni fa, questo anche durante le prime fasi della risonanza magnetica già avveniva questa consuetudine in cui gli interventi chirurgici si facevano molto frequentemente anche per dolori abbastanza contenuti, tutto sommato, anche in assenza di veri e propri deficit neuromotori. Prima della cosiddetta risonanza magnetica nucleare però, come si faceva a diagnosticare un'ernia?